Salve a tutti ragazzi, io sono Elena, benvenuti sul mio canale. Questo è il mio primo video e non sono sicura di cosa io stia facendo, però facciamo finta di niente. Se il video vi piace e volete inspiegabilmente vedere altre cose mie, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al mio canale e io cercherò di non mandare all'aria tutto. Oggi voglio parlarvi della saga fantasy di Victoria Schwab che si apre con A Darker Shadow Magic, in alto tipo purtroppo solamente le buche, ma guardate la bellezza di questa copertina. Faccio un breve accenno alla trama per tutti coloro che non l'hanno letto. Nell'universo in cui si ambientano le vicende sono presenti quattro Londre, tutte accomunate in qualche modo dalla magia. La Londra grigia è quella più simile alla nostra, la magia non è presente e gli abitanti non hanno mai sentito parlare delle altre Londre. La Londra rossa è ricca in pace, la magia è onnipresente e scandisce le vite dei cittadini. La Londra bianca, invece, è un mondo morente in cui la magia sta pian piano scomparendo ed è attraversata da continue lotte interne. Invece la Londra nera è un mondo ormai dimenticato, nella quale anni prima gli abitanti sono stati corrotti dalla ricerca di magia e proprio per questo sono state create delle barriere tra le Londre. Gli unici maghi che possono attraversare queste barriere sono i cosiddetti Antari, che però stanno pian piano scomparendo. Il nostro protagonista, Kel, è un Antari della Londra rossa, che ha come compito portare i messaggi tra i sovrani delle tre Londre rimanenti. Kel però in questi viaggi tra le Londre ha l'abitudine di riportarsi dei tokens, degli oggetti per ampliare la sua collezione. In uno di questi viaggi viene raggirato e si trova in mano un artefatto che non dovrebbe esistere, dovrebbe bensì stare nella Londra nera. Iniziano quindi le avventure, o meglio le disavventure di Kel per cercare di riportare questa pietra nella Londra nera. Questa più che la trama è l'ambientazione della storia, che ci viene presentata nelle prime 100 pagine del libro e per questo risultano un po' lente rispetto al resto della vicenda. Il resto della narrazione però è ben descritta, dettagliata, non ci sono scene inutili o buchi di trama. La Schwab è riuscita a creare una trama pianificata a tavolino, che non ha imperfezioni, forse meno che una, però non voglio fare spoiler, quindi se siete curiosi ci sono i commenti apposta. E anche il terzo libro, che dalle premesse poteva sembrare una palla tremenda, risulta avvincente e cattura il lettore. Fate conto che io ho letto i tre libri in 2 giorni, anche se questo forse è più indice della mia mancanza di sanità mentale. Voglio soffermarmi un attimo sul sistema magico dell'universo. Al contrario di molte altre persone che l'hanno letto, io non lo trovo così originale. Insomma, si basa sulla manipolazione dei quattro elementi. Forse si ha più originalità per quanto riguarda la magia degli Antari. Quello che però è più interessante per quanto riguarda la magia è la costante presenza di essa tra le pagine del libro. Essa infatti è una vera e propria protagonista e noi la sentiamo presente in ogni lettera, in ogni parola, in ogni inquadratura che la Schwab ci presenta. La sentiamo abbondante, avvolgente nella Londra rossa, quasi riusciamo a sentire l'odore di rose che questa caratteristica magia ha. Mentre invece quando siamo nella Londra bianca ci sentiamo male, sentiamo la mancanza, avvertiamo la fame che i cittadini hanno per il potere e per la magia. Questo secondo me è un grande punto positivo per il libro, perché al di là delle vicende, che comunque sono scritte benissimo, e Victoria Schwab riesce a creare una trama affascinante e intrigante, noi però veniamo fin da subito catturati dall'ambientazione. Noi riusciamo fisicamente ad avvertire la presenza della magia in questo libro e ne veniamo catturati completamente, volendo scoprire sempre di più, scoprire sempre maggiori dettagli di questo mondo. Altro punto di forza di A Darker Shadow Magic sono i personaggi. Prendete i tipici stereotipi dei fantasy, quindi gli eroi senza macchie e senza paura, la bella che deve essere salvata, il cattivo edgy in cerca di redenzione. La Schwab non distrugge questi stereotipi, ma li riprende, li rielabora e finalmente dà giustizia a questi archetipi. I personaggi sono profondi e realistici, coerenti per tutta la trama. Le vicende modificano il carattere dei nostri personaggi, le loro azioni li fanno crescere. Sono ben costruite e riusciamo ad apprezzarne i pregi ed accettarne i difetti. Infatti questi personaggi non sono perfetti, ma sbagliano molto spesso e fanno cose che vorremmo dire: ma cosa diavolo stai facendo? Perché non puoi comportarti così? Sinceramente questo contribuisce al realismo del tutto. Soffermiamoci sul protagonista, Kel, che deve essere analizzato per forza con la sua protagonista, Layla. Kel, come abbiamo già detto, è l'Antari della Londra rossa, il suo compito è portare le lettere tra i vari mondi. Ha un grande potere che potrebbe garantirgli qualsiasi tipo di libertà, potrebbe viaggiare per il suo mondo o per gli altri mondi, eppure si sente costretto nel suo ruolo, che non può e non vuole abbandonare. Mentre Layla è una ragazza di strada della Londra grigia.
E in questo momento sta piovendo tantissimo, quindi io spero non si senta nel microfono. Yeah! Non ha grandi possibilità, però la sua curiosità e il suo desiderio di scoperta la portano a seguire Kel nelle sue disavventure, pur sapendo di rischiare molto. I due personaggi sono complementari, proprio quando sono insieme che noi riusciamo ad apprezzarli al meglio, anche se separati hanno comunque una dignità. Layla è probabilmente il personaggio che secondo me ha più criticità. Cioè, le riesce tutto un po' troppo bene, un po' troppo subito, però insomma il libro non è esente da difetti, riusciamo ad accettarlo. In particolare è l'antagonista del primo libro, Holland, l'Antari della Londra Bianca. Se la ricerca della libertà è una parte fondamentale di Kel, è l'anima di Holland. È un personaggio estremamente negativo e noi, per quello che fa, per quello che dice, per come si comporta, non possiamo fare a meno di odiarlo, però nello stesso modo compatirlo. Holland si trova obbligato in una vita che non è la sua e il grande potere che in teoria dovrebbe renderlo libero è la sua condanna. Proprio per le sue potenzialità passa la vita tra un padrone e il successivo. Nonostante il nostro disprezzo nei suoi confronti, che comunque è sempre molto presente perché non possiamo fare a meno che sperare che alla fine riesca a trovare una sua tranquillità. Voglio parlare di un personaggio secondario perché è il mio preferito. Sto parlando di Rhi, il fratello adottivo di Kel e principe della Londra Rossa. In verità non sono sicura si pronunci Rhi, quindi se lo sapete scrivetemelo. Nelle prime scene in cui compare ci viene presentato come un ragazzo attivo, innamorato della vita, sempre pronto a liberarsi dalle costrizioni della sua vita a corte. Infatti solito portare con sé il fratello alla ricerca del brivido. E il profondo legame che lega Kel e il fratello è uno dei punti fondamentali del libro. Giura, a un certo punto ero anche un po' gelosa, ma dopo ciò che sconvolge la sua vita alla fine del primo libro e chi lo ha letto sa di cosa sto parlando, deve ritrovare il suo posto nel mondo, accettare la sua nuova condizione e comprendere che le sue mancanze non sono tali, ma bensì sono un valore aggiunto, sono qualcosa che può sfruttare. E proprio questo percorso per accettare la sua nuova condizione, secondo me, lo rende un personaggio molto profondo e interessante. Vedo l'ora di leggere il quarto libro che lo dovrebbe vedere come uno dei personaggi principali. Victoria Schwab sta lavorando a un quarto libro e io non vedo l'ora, anche se uscirà tra una vita, quindi. Insomma, ragazzi, però una trama avvincente, un'ambientazione ben scritta e dei personaggi che è impossibile non amare dovrebbero convincere a leggervi questo libro. Io spero che il video vi sia piaciuto. Volete scrivermi qualcosa nei commenti, sono pronta a rispondervi. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!